Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video a grandissima richiesta. Allora, sabato volevo fare qualcosa ma non sapevo bene cosa e quindi ho deciso di crearmi degli ombretti cremosi stile Paint Pot della MAC fatti in casa e oggi vi farò vedere come faccio a farli. Allora, uno di quelli che ho già fatto è appunto questo rosa che vedete. Io li utilizzo come base, però ho voluto provare e testarli bene sia ieri che oggi per vedere come resistono. Io questo ce l'ho su da stamattina alle 7:30, e come vedete non si è mosso di un centimetro, di un millimetro, perché un centimetro sarebbe un po' tanto. E niente ragazze, vi faccio vedere quelli che ho già fatto per chi non avesse visto appunto le foto su Facebook e poi vi spiego come realizzarli. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo rosa, che è appunto quello che ho addosso in questo momento. Ma cos'è sta cosa? Sì, sono appena rientrata dal lavoro, ragazze, e quindi sono in condizioni pessime. Poi ho questo, che è l'oro 24 carati. Poi ho questo, che ho fatto utilizzando l'ombretto Notting Hill. Qui, come vedete, è stato il primo esperimento che ho fatto e avevo fatto un po' di bolle. Poi ho il viola, che è questo. Vi metto qui le foto di ieri dove indossavo anche il viola e indossavo anche questo, che è un marrone con dei riflessi bellissimi. Ieri praticamente ho realizzato un trucco con questi colori. Con questi quattro colori, che sono appunto il rosa, il viola, il bronzo e Notting Hill. Ecco, nel rosa, cosa che non farò nell'ombretto che andremo a fare in questo momento, ho voluto sperimentare, già che c'ero, e ho voluto mettere dentro anche dei glitterini, quelli che si usano per le nail art. Infatti, se vedete, ci sono anche dei brillantini dentro. Bene ragazze, vi faccio vedere di cosa avete bisogno e poi procediamo alla cottura di questo ombretto. Rimetto gli occhiali perché sennò non ci vedo e vi faccio vedere gli ingredienti. Eccoci pronte, quindi benvenute nella mia cucina. Scusate se vi faccio vedere i mestoli, però sono in direzione luce, altrimenti qui ero metà colorata, metà nera. Allora, avete bisogno di una piccola pentola, un pentolino dove metterete a bollire dell'acqua, la mia già sul fuoco. Quindi poi passerò a filmare il tutto con l'iPhone e vi farò vedere direttamente anche la cottura. Poi avete bisogno di 1,2 grammi di colore di mica, pigmenti questi qua. Io però voglio utilizzare, dato che ho visto che funziona, questo ombretto di neve, l'heavy metal, che è... Sì, appunto dentro la mica, cioè ci sono due ingredienti dentro e quindi va benissimo. E utilizzerò questo che mi servirà per, base cremosa per gli smoky scuri. Quindi 1,2 grammi di colore. Poi avrete bisogno di 0,4 grammi di diossido di titanio, 0,3 grammi di talco cosmetico, 0,5 grammi di cera carnauba
questa qua, olio di jojoba puro al 100%, che ha proprietà, poi c'è anche scritto, si può utilizzare come trattamento rughe, labbra, mani. Praticamente è eccezionale, è un trattamento eccezionale per la prevenzione delle rughe, del contorno occhi, della bocca. Nutre la pelle del viso, ne rende più elastici i tessuti, contribuisce al mantenimento di una pelle più giovane e distesa. Infatti oggi mi vedo già ringiovanita io. No, scherzi a parte ragazze, è un prodotto veramente molto molto buono, costa sugli 8 euro mi sembra e ce ne sono 100 ml. Quindi voi andate a crearvi una base cremosa che fa anche da trattamento di bellezza, diciamo. Ecco, una cosa che ho potuto constatare in questi due giorni, appunto, che ho provato questi paint pot, chiamiamoli così, è che se non andate a fissarli con un colore cremoso, scusate, è Manuel che mi chiama, perché ovviamente sta venendo a casa. Vi dicevo, appunto, ho potuto notare in questi giorni che se non andate a fissare l'ombretto qui cremoso, adesso vi dico, non so se dipende dall'ombretto cremoso o cosa, ma a me mi si appanna la vista, cioè ho paura che, cioè, non si muove, perché non si muove, è perfetto da stamattina, però a me dà questa sensazione, tipo la vista appannata, no? Non so se riesco a spiegarmi. Avete visto che belle le mie unghiette con la nail art in pizzo? Non c'entra niente, però vabbè. Quindi andatelo a fissare con una polvere, cioè è stato, l'ho creato come base, quindi va fissato, però ho voluto provarlo e resiste veramente molto bene, ragazze. Quindi bando alle ciance, avrete bisogno ovviamente anche della vostra bilancina per pesare i grammi e di una tazzina o di vetro, di ceramica che non utilizzate, dove andrete a mettere tutti gli ingredienti. Poi ci vorrà anche una palettina e cucchiaino per mescolare e dosare. Bene, passiamo alla creazione. Ragazze, mi sono dimenticata di dirvi una cosa, ma è ovvia come cosa. Avrete bisogno anche di alcune jar, almeno una jar, dipende quante ne volete fare, vuota. Le dosi che vi ho dato io vanno bene per una jar, una giarrina. E queste le ho trovate ieri da OVS, che il mio amore mi ha portato alle piramidi. E ho trovato anche i pigmenti di Essence, però sono stata brava e ne ho preso solo uno. Ma questo è un altro video. Allora, vi faccio vedere. Iniziamo? Allora, come vedete, ho già iniziato. Allora, 1,2 grammi. 0,4 grammi di ossido di titanio. 0,3 di talco cosmetico. 2. Poi, prima di andare ad aggiungere la cera, mettiamo i nostri 2,5 grammi di olio di jojoba. Bene. Ora, prima di andare ad aggiungere la cera, andiamo a mescolare il composto. Dovete mescolarlo bene, bene, bene. Faccio vedere, ecco qua. Bene, riprendiamo la nostra bilancina, la azzeriamo e andiamo a mettere i nostri 0,5 grammi di cera. Ora, ragazze, prima di procedere alla cottura, ovviamente andiamo a mescolare di nuovo.
perché dobbiamo incorporare bene la cera. Sembra una ricetta di un dolce. Dovete incorporare le uova. Due uova. Ecco qua, adesso ho incorporato tutto. Ci prendiamo uno stuzzicadenti che andiamo ad inserire in questo modo. Andiamo ad inserire un semplice stuzzicadenti e procediamo alla cottura. Allora, eccoci qua ragazze, questa è la nostra tazzina con il prodotto dentro. Vediamo se metti a fuoco. Dai, metti a fuoco per favore. Ecco qua. E il nostro pentolino. Ovviamente ragazze, siccome io sono ciompa e faccio casino, non ho pulito il fornello dopo aver cucinato a pranzo, perché ho detto tanto dopo devo fare l'ombretto e faccio un macello. Cosa facciamo? Dentro abbiamo un po' d'acqua che sta bollendo, andiamo ad inserire la tazzina. E ora ragazze, stiamo qua a controllare e a mescolare. Adesso aspettiamo un attimino, poi mescoliamo, perché la cera si deve sciogliere ben bene. Intanto ragazze, vi faccio vedere una cosina. Lì c'è una marmottina che sta dormendo nel divano perché è furba e finché la mamma si è girata è salita nel divano. Vero amore? Dai, fai le nanine, amore, fai le nanine te. Bene. Allora ragazzi, intanto cosa facciamo? Prendiamo una giara e ce la prepariamo nel lavabo. Io utilizzo queste di Essence, ma per le altre ne ho utilizzata una di Kiko e una di Neve che avevo finito. Qui bolle. Scotta un po', quindi state attente, mi raccomando. Aia, appunto. Abbassiamo le fiamme, Noemi, se no ti ustioni. Aia. Bene ragazzi, non so se riuscite a vedere, ma il nostro ombretto e la cera si sono sciolti. Ora cosa facciamo? Madonna, cosa c'ho? Mi sto ammalando un'altra volta. Prendiamo la nostra... Intanto spegniamo il fuoco così non ci ustioniamo e andiamo a prendere la nostra tazzina con tutte le cautele del caso. Io guardate di cosa mi sono munita. Avete presenti i cosini, quelli che si utilizzano per appendere i cosi ai termosifoni? Ecco, mi sono presa uno di questi per tirarmi sulla tazzina e poi con una presina mi tengo in mano la tazzina, appunto, che è rovente. Ecco qua. Aspettate. Allora, abbiamo il nostro ombretto cremoso pronto. Cosa facciamo? Mettiamo il tappino e lo andiamo a mettere in freezer mezz'ora. Bene ragazze, è passata mezz'ora. Vi faccio vedere gli swatch dei vari ombretti barra base cremose colorate e poi vediamo com'è uscita quella che abbiamo fatto assieme. Allora vi faccio vedere il rosa, questo è il colore, vediamo se riuscite a vedere qualcosa, spero proprio di sì. Guardate che bella che è questa scatolina dell'ombretto di Kiko. L'ombretto faceva schifo, ma la scatolina è bella. Mi sto ammalando di nuovo! Yeah! Il viola.
che mia sorella ha voluto. E ho fatto anche per lei. Ecco qua. Sono furba, però mi sono pulita con la salviettina umida e sono andata con l'ombretto sopra. Questo è il viola. Anzi, ve li lascio così li vedete, perché sennò se continuo a toglierli. Il rosa l'ho tolto, eh. Il marrone. Eccolo qua. Puliamo il dittino. Il marrone. Vi faccio vedere il Notting Hill anche se non si vede tantissimo perché non ho sufficiente luce, però vedete se non altro il riflesso. Eccolo lì. Poi, ragazzi, ho voluto provare a fare anche un correttore per occhiaie, creandomi un arancione. Praticamente io questo lo stendo sopra l'occhiaia più scura e poi ci vado a mettere dai, aiutatemi, il correttore quello color carne. O se no lo potete utilizzare anche come base aranciata. Abbiamo di nuovo Manuel che chiama. Mannaggia lui. Poi. Dunque rosa, viola, marrone, arancione, beigiolino. Resta da vedere solo il nostro, ragazze. Vediamo. Ecco qua, come vedete, è ancora tutto appannato perché l'ho appena tirato fuori dal freezer. Vediamo com'è venuto sto colore. È ancora congelato, quindi non scrive tanto. Domani scriverà di più. Cioè, se lasciate che si scongeli, comunque, eccolo qua. Dovete aspettare che si scaldi. Eccolo qua, ragazze. Bene, spero, ragazze, che proverete a farlo. Se lo fate, ditemi come vi siete trovate. Questo è anche un modo per utilizzare, ad esempio, io di neve ne ho tantissimi. E questo è un modo per utilizzarli più semplicemente, diciamo, nel senso, ho un ombretto grande così, pieno di ombretto, mi faccio sia la crema che la polvere libera, così ho maggior tenuta. Vabbè ragazzi, niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e ci vediamo presto alla prossima. Ciao!